vincitori dell'Ippica nazionale. Luci che lampeggiano, va dunque in partenza l'ottava ed ultima corsa di Palermo. Ottava ed ultima corsa di Palermo, indigeni di 3 anni sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 2 Samira Ron, si è attardata in fase di allenamento su Schedeck Est, è il momento dello stacco, prova a partire bene Starlight 3B ma sbaglia ed allora al comando si profila Scudo Petral, al cui interno però pensate un po' filtra col numero 15 Spatola Jet. Mimmo Zan che è davvero un mago in queste partenze dalle seconde e terze file, e addirittura sulla prima curva Spatola Jet numero 15 terza fila si trova al comando nei confronti di Scudo Petral. Per linee esterne deve sfacchinare Sherman Cab che prova adesso a venire avanti con molta decisione, talmente tanta che probabilmente Mimmo Zanca non si oppone più di tanto, ed allora la corsa più difficile viene a Samira Ron che viene a trovarsi scoperta. I tre cavalli più attesi della corsa, il 2 Samira Ron, il 5 Sherman Cab e il 15 Spatola Jet, si trovano davanti 44,5 ai primi 600 metri con Sherman Cab battistrada, Spatola Jet a seguire. Samira Ron, che aveva il numero migliore, si trova invece a dover soffrire lo schema sicuramente meno favorevole. Comunque prova a Luciano Messineo a venire avanti, sta apparigliando la seconda in corda, ovvero Spatola Jet. Nel frattempo Sherman Cab raggiunge il primo chilometro e lo fa in maniera molto allegra, 14,5 sul mio cronometro, andatura più che buona per la categoria, andatura che rende molto arduo il compito per linee esterne di Samira Ron, che infatti adesso tende a deflettere e deve ripiegare in terza posizione dietro Spatola Jet, che peraltro ha perso qualche metro rispetto a Sherman Cab, che però si muove di galoppo. Lorenzo La Rosa voleva staccare ed invece Sherman Cab gli ha risposto picche mettendosi di galoppo. È stanca Samira Ron, sembra un po' più fresca Spatola Jet, che potrebbe riuscire a mantenere il comando, però sembra riprendersi Samira Ron, ma arrivano anche altri cavalli all'esterno, arrivo davvero molto molto serrato, e sul palo è il numero 3 di Serrazzano Lung, quota di 86,56 al totalizzatore, ad emergere a sorpresa, davvero una corsa incredibile, erano nettamente davanti i tre cavalli migliori, i tre cavalli più attesi, ma Sherman Cab ha sbagliato, Spatola Jack si è arresa in retta d'arrivo, Samira Ron comprensibilmente stanca si è affievolita negli ultimi metri ed ecco la super sorpresa Serrazzano Lang con Bernardo Grasso che viene a battere nettamente il numero 2 di Samira Ron, mentre per il terzo posto un'altra grossa sorpresa su Schedeck Est, che pensate ha anche sbagliato in fase di allenamento. Dunque grossa sorpresa all'ottava, vittoria di Serrazzano Lung, Bernardo Grasso in sediolo, Franco Puccio il trainer, i colori sono quelli del signor Gaetano Valicata, quota stratosferica di 86,56 al totalizzatore, secondo posto per una sfortunata nello schema Samira Rom, terza un'altra sorpresa quella di Suske Deke Est, almeno per quello che abbiamo visto dalle immagini. Dunque 3-2-8 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso dell'ottava ed ultima corsa di Palermo. Pietro Di Salvo vi saluta e dalla favorita è tutto.